Bene amici di Telefono.net, inizio con la cover staccata di questo Nokia Lumia 625 per il semplice motivo che non è così semplice staccarla, oltre al fatto che non abbiamo la confezione definitiva perché questo è un sample definitivo ma ci arriva direttamente da Nokia e non erano ancora disponibili le confezioni. Quindi cover intercambiabile per questo Lumia 625, tra l'altro costruite con questa tecnica della doppia pelle, una pelle interna bianca e una copertura in policarbonato trasparente che rendono le cover veramente fashion. Anche la scritta Nokia non è sopra ma è sotto, quindi l'effetto è quasi tridimensionalità. La batteria è integrata, come potete vedere, qua possiamo solamente inserire e disinserire la micro SIM e la micro SD qua sotto. Batteria da 2000 mAh non rimovibile, ottima l'autonomia. Con la giornata stress sono arrivato circa alle 10 di sera, oggi è domenica, sono circa le 21 e sono ancora all'80%, poi lo vedremo quando si accenderà. 133x72,3x9,2 mm di spessore, 159 grammi di peso, non è leggerissimo. Display, allora 201 ppi, si sta accendendo, non so se notate qua sotto una maggior luminosità del display, ecco adesso che si è acceso, rispetto alle altre parti dello schermo, si vede meglio al buio e quando alziamo la luminosità. Quindi un 800x480 pixel, 4.7 pollici, Gorilla Glass, che però è forse l'unica parte debole del telefono. A parte questa luminosità non completamente uniforme, è anche un po' slavato, nonostante si possano regolare i colori, e non si vede benissimo al sole diretto, sia alla luce no al sole diretto. Non c'è il LED di stato di notifica, campo stereo da 5 megapixel con il flash LED, qua l'altoparlante di sistema, sopra il jack per le cuffie, su questo lato il volume, l'accensione e spegnimento e il tasto fotocamera, doppio clic perché ovviamente l'autofocus, sotto la micro USB, lo accendiamo, davanti tre tasti touch non retroilluminati e la camera anteriore che è una VGA. Vi parlo subito delle impostazioni e ci andiamo subito perché il telefono è mosso da un Qualcomm S4 Snapdragon, un MSN 8930 dual core 1.2 GHz Krait. Quello che mi fa piacere è che questo telefono, pur essendo un medio di gamma, perché un telefono proposto a 299 euro, è già LTE 100 megabit per secondo in download e 50 in upload, e HSPA Plus tri-band 42 e 5.76, poi è anche Edge, ma ormai l'Edge diciamo che per i dati si usa veramente poco perché è lentissimo. Wi-Fi, vedete, c'è l'hotspot DLNA con un'applicazione che si chiama Play to DLNA, è mono band. GPS prende molto molto bene, non ha assolutamente problemi. Ovviamente è un Windows Phone 8 già con la versione Amber, quindi angolo dei bambini, possibilità di risparmiare la batteria quando siamo sotto una determinata soglia. Andiamo a vedere la memoria del telefono, che è di 8 GB di ROM espandibile con la micro SD, però vi ricordo purtroppo sulla micro SD non ci possono stare i programmi. Vedete, qua sono quelli, la memoria che ho usato, ma ultimamente negli ultimi Windows Phone con gli aggiornamenti si può andare a controllare la memoria con questa applicazione, vedere quanta è stata usata per le varie aree di memoria del telefono e andare anche a cancellare i file temporanei, per esempio adesso io ho 44 MB che non vengono cancellati automaticamente. Torniamo indietro. Per quanto riguarda il display, come dicevo prima, un po' slavato, ma la possibilità di attivare la leggibilità diretta alla luce del sole e regolare i profili dello schermo cambiando la saturazione del colore e la temperatura del colore. Vi parlo di GPS che prende benissimo, è anche GLONASS, Bluetooth. Andiamo a vedere le informazioni sul telefono, eccolo qua. Vedete, Lumia Amber, quindi l'ultima versione del software. Ma andiamo al dunque, proviamo a fare una chiamata, chiamiamo il 139.
Alziamo il volume, attiviamo il VivaVoce. Benvenuto in 3. Se desidera consultare autonomamente le soglie del suo piano tariffario, digiti 1. Allora, la parte telefonica funziona veramente molto molto bene, nessun problema. Basso il VivaVoce, non distorce, però dalla capsula auricolare si sente veramente in maniera perfetta. Anche la ricezione è molto buona, non c'è la videochiamata, se non vuoi bisogna installare Skype o Viber o altri programmi. Ricerca rapida in rubrica, ovviamente non c'è dal tastierino, ormai abbiamo imparato a conoscere Windows Phone 8, bisogna entrare nella hub contatti, sempre sincronizzato anche con Facebook e Twitter, ovviamente solo se vogliamo. Vi parlo di messaggistica, anche qua la solita, perfetta, che dire della messaggistica di Windows Phone. La tastiera a me piace molto, anche se non ha il feed della vibrazione, è veloce e fluida, un po' come tutto il telefono. Anche le email sono perfette. Vi dico, Windows Phone 8 secondo me è il miglior sistema operativo per quanto riguarda la gestione delle email, cartelle condivise, pinch in, pinch out, fluidità, velocità, veramente un ottimo prodotto per quanto riguarda la gestione delle email. Quindi messaggistica al solito, c'è WhatsApp. Anche qua WhatsApp rimane non all'altezza di altre piattaforme, Android è la piattaforma su cui WhatsApp lavora meglio, però c'è e funziona bene. Quello che dicevo prima all'inizio, la batteria, vedete, ripeto, domenica è vero, ho ricevuto pochissime chiamate, però comunque le quattro caselle mail sempre in push, anche Twitter, tra l'altro uso Rovi per leggere Twitter su Windows Phone e funziona bene, quindi push anche lui, l'ho usato un pochino e sono ancora all'84%, quindi ottima gestione della batteria di questo Lumia 625, non 925. Browser web, centriamo subito, ovviamente Internet Explorer, andiamo su telefonino.net. Caricamento molto molto rapido, ovviamente adesso sono sotto il mio wifi, pinch to zoom rapido, il browser di Windows Phone si riconferma una volta ancora uno dei più veloci, tra l'altro guardate quante schede ho aperte, le chiudiamo tutte e apriamo The Verge, eccolo qua. Ovviamente possibilità nelle impostazioni di attivare la modalità desktop, che su Windows Phone 8 è chiamata computer o telefono. Ok, si è caricato. Vedete anche il sito pesante come The Verge, non ha grossi problemi di pan, di pinch to zoom. Torniamo indietro, proviamo a fare uno zoom per vedere se ha il resize del testo. Come vedete fa il resize alla larghezza della colonna, ma non fa il resize del testo, quindi non lo incolonna in base allo zoom che vogliamo. Comunque ripeto, browser veramente veramente molto molto buono. Parliamo di parte multimediale, di personalizzazioni in Nokia, che sono sempre molto interessanti sui Lumia. Attiviamo la fotocamera tenendo premuto il pulsante. Allora, questa è l'interfaccia della fotocamera classica per quanto riguarda Windows Phone. Noi lasciamo sempre tutto in automatico, intanto vi faccio vedere i vari menu per le impostazioni delle foto e per i video. I video riescono a essere girati fino a 1080p. Niente, la velocità dello scatto è molto buona. Adesso non ho nulla come soggetto per le riprese, tra l'altro così ravvicinato dovremmo disattivare il flash, che si attiva solamente per la messa a fuoco. Per quanto riguarda i video, non è possibile fare lo zoom mentre si gira il video, ma solamente all'inizio del video si può zoomare la schermata. Andiamo a vedere i risultati della fotocamera. Andiamo nelle foto, andiamo nel rullino. Ecco, queste sono tutte foto che ho scattato con questo 625. Questa è una foto praticamente scattata al crepuscolo, era quasi, quasi notte, e nonostante questo non c'è tanto rumore, un pochino sì, ma non tantissimo. Veramente una bella foto, macro, promosse,
Questa è una macro veramente molto molto bella. Purtroppo il display non rende molto giustizia alle fotografie. Anche la panoramica è venuta bene. Questo è un altro scatto macro. Ecco, i video. Video anche qua non vengono assolutamente male, anzi direi molto bene. Sono partito da una macro, mi sono spostato, anche il fuoco continuo è veloce e anche l'audio buono. Quindi davvero applauso a Nokia per come gira i video. Questa è una vista panoramica scattata con l'applicazione Panorama di Nokia. E soprattutto questa è una foto scattata con Nokia Smart Cam, un'altra applicazione che pian piano con Amber verrà installata praticamente su tutta la gamma Lumia, l'abbiamo vista su un 925. Qua possiamo scegliere lo scatto migliore, si tratta di scattare una serie di fotogrammi di una stessa scena, possiamo decidere lo scatto continuo o, guardate che carina questo effetto, messa a fuoco in movimento, mi ha tenuto a fuoco le due persone che si stavano muovendo mentre mi ha sfocato tutto lo sfondo. Possibilità di modificare i volti, ovviamente non così lontano se facciamo una foto in primo piano, e anche di rimuovere oggetti che si sono spostati nella nostra fotografia, quindi applicazioni fotografiche decisamente interessanti. Tra l'altro possiamo andare a vedere anche i video, non capirò mai perché lo mette Windows Phone 8 sotto la musica e i video. Ecco, novità radio. Presente la radio FM, funziona bene, ovviamente solo con le cuffie inserite, ma se vado nei video vi faccio vedere come questo telefono legge praticamente tutti i video, compresi quelli a 1080p. Questo è il classico video dell'elicottero. Io odio sempre il volume condiviso tra suoneria e parte multimediale. Vedete? Fluidissimo. Anche il classico Xperia Landscape si vede molto bene, anche se mi sposto nel video. Ecco i tulipani. Quello che dicevo prima, purtroppo il display è un filo slavato, ma proprio un filo, perché l'angolo di visione comunque è buono e non dà problemi. Entriamo nella musica, così vi faccio ascoltare Bublé. Mettiamo il volume. Non è altissimo il volume delle voci, manca un po' di bassi, soprattutto se copriamo il forellino praticamente non si sente più nulla, quindi attenzione a appoggiare il telefono su superfici che assorbono il suono. Torniamo indietro, ovviamente è presente Nokia Music. Se andiamo nello store ci sono tutte le applicazioni di Nokia che si possono installare su tutti praticamente i Windows Phone 8 della casa finnica, e devo dire che sono tante, soprattutto per la navigazione. C'è la suite Here, che c'è in questo caso con Drive, che è il navigatore offline, con mappe anche offline, Maps, che sono le mappe, e Transit, che è la possibilità di utilizzare, navigare e di avere gli orari e i tragitti migliori dei mezzi pubblici. Funziona tra l'altro veramente bene. Su Android non ho trovato un'applicazione che funziona così bene. Su Transit le cose sono ribaltate per quanto riguarda la qualità delle applicazioni. Diciamo che con 299 euro Nokia si riconferma leader nell'ottimizzare Windows Phone 8. Veramente ottime applicazioni aggiuntive, bel design, ottimizzazione dei consumi su questo 625. Solo il display risulta leggermente sottotono, anche per questo discorso che mi ha fatto prima di spurie luminose che sono qua sotto, dove ci sono i LED che retroilluminano tutto il display, ma Nokia da qualche parte doveva pure risparmiare, altrimenti perché prendere un 720, un 820 o un 925 quando a 299 euro si può prendere un telefono LTE e che funziona veramente molto bene come questo Lumia 625? A voi la scelta. Per telefono.net, Andrea Galeazzi.